Ma non lo so perché io non sono il proprietario di questa, io sono, abito là. Lei lo conosceva? No. No, non l'aveva mai visto. No, l'ho visto, buongiorno e buonasera, ma che so chi è. Non aveva proprio sospettato niente, non aveva. Scusate. Ma perché dovevo sospettare? Una persona educata che se ti incontra ti dice buongiorno e buonasera, non ti dà nessuna confidenza, tu che cosa gli devi dire? Niente, buongiorno e No, buonasera. ma il viso non si assomigliava. Un po' di somiglianza, però. Attenzione, qualche annetto. Ma da qualche Qualche anno te lo vedeva. annetto. Posso Grazie. chiedere una cosa? Ma lo vedeva nel senso che usciva regolarmente, faceva una vita normale, Sì, come le persone normali. Quindi, sì, che ne vuol dire? Viveva da solo, viveva con qualcuno, ha visto No, 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 io sempre solo l'ho visto. Una Sempre persona solo. educata, Quando ieri sera ha sentito arrivare i carabinieri, cosa ha pensato? No, non vi saprei dire perché che so io di queste cose. Però aveva Però capito ieri che era mattina l'ha qualcosa visto. Ma di importante perché. certo, per arrivare 4-5 macchine dei carabinieri deve succedere qualche cosa. Già l'aveva capito ieri mattina quando ha visto le foto, immagino. Sì. Senta, Buona giornata. le chiedo solo un'ultima cosa. Rivedendo la foto del suo vicino di casa, sapendo che Matteo Messina Denaro questa mattina cosa ha pensato? Lei è stato vicino di casa Ma che del cosa boss dovevo latitante. pensare? Se io non ci affo mai niente a che dire buongiorno e buonasera, che cosa dovevo Ho capito, pensare? ma è cambiata la persona, no? Cioè, prima era suo vicino, adesso ha scoperto che è Matteo Messina Denaro. Insomma, come si è sentito? Ma neanche so che cosa dirvi. Niente. La legge lo cercavo e ho fatto bene che l'ha preso. Che vi devo dire? Senta, quando dice un po' di anni, più o meno sa dirci quanti anni ha vissuto qua. No, neanche un anno. Buona giornata. Grazie, buona giornata.